questo è un lavoro che abbiamo portato avanti come centro di documentazione nell'ultimo anno, è un lavoro partecipato, ci teniamo molto a che questo sia evidente, l'abbiamo fatto assieme a ricercatori, a giornalisti, attivisti, ma soprattutto assieme ai comitati territoriali, alle realtà che nel territorio si battono in tutta Italia contro fattori di contaminazione ambientale. Questo Atlante è una piattaforma georeferenziata di libera consultazione, sarà online, è già online oggi sul sito www.cdca.it e da questo momento sarà appunto uno strumento in cui gli utenti potranno registrarsi e inserire altri casi. In questo modo vogliamo proprio dare uno strumento anche ai comitati territoriali di visibilità per le loro lotte, ma anche di messa in rete tra realtà territoriali che hanno problemi simili. E più che tanti conflitti isolati, tanti giardini da proteggere, c'è un tessuto comune, ci sono problematiche comuni e tutti quanti, sia noi ricercatori scientifici, ma tutte le persone, i cittadini coinvolti, possono ritrovare questi tratti comuni e capire che stanno ragionando della tutela della nostra casa comune, che poi è il pianeta. Possiamo dire che mai come nel caso delle grandi navi il binomio profitto e distruzione dell'ambiente è così palese, così evidente, così ipocritamente trascurato. Ognuno di questi palazzi galleggianti inquina come 14.000 automobili e noi ne abbiamo 6 o 7 nei weekend estivi con i motori accesi 24 ore su 24 ormeggiati a poche decine di metri alle nostre case, quindi uno può rapidamente farsi un conto su quanto sia salubre la qualità dell'aria, anche perché queste navi, no, secondo il ben noto dogma che il mare non è di nessuno e quindi ognuno può fare quello che vuole, questi giganti ambulanti bruciano un carburante che ha delle quantità di zolfo 4-5.000 volte superiori a quelle che per normativa europea sono consentite alle nostre macchine, ai nostri motorini. C'è il solito mantra, no, che dice ma questi ti portano tanti soldi, tanti turisti alla città, se fosse vero vivremmo in una città lastricata d'oro, invece viviamo su una città commissariata per un buco di bilancio da 50.000 euro. E il problema è che queste grandi navi sono a tutti gli effetti dei grandi centri commerciali galleggianti, studiati per tenere tutti i soldi all'interno della nave. I comitati, le associazioni, i cittadini si fanno carico di un deficit di intervento istituzionale e vanno a tutelare i propri interessi, la propria salute, i propri territori, non soltanto per dire no a quelle che sono spesso delle aggressioni ambientali, ma vanno a proporre dei modelli alternativi di sviluppo diversi e compatibili, ecocompatibili. Qualche anno fa il progetto Sentieri ha cominciato a utilizzare un approccio analogo, cioè la distribuzione territoriale dei siti contaminati italiani, e per 44 di questi noi abbiamo fatto uno studio dell'impatto sanitario e quindi oggi sarò qui a condividere questo nostro approccio. È stato possibile grazie a un gruppo multidisciplinare, multi-istituzionale di ricercatori che annettono alla sanità pubblica un'importanza fondamentale. Questo riteniamo che non sia banale. Luca, il conflitto ambientale passa per certi versi anche dal conflitto sociale. No Expo appunto si oppone ad una grande opera, all'ennesima grande opera italiana. E cosa c'entra insomma? C'entra perché Expo è un modello in sé, un modello di determinazione di un territorio con procedure che non sono assolutamente governate dai cittadini che lo abitano, lo attraversano, è un modello che viene utilizzato e che è stato utilizzato in passato per tutte le grandi opere e per quelle che anche lo Sblocca Italia prevede, quindi metodi emergenziali, commissariamenti, poteri speciali, soldi privati che vengono appaltati a società, soldi pubblici che vengono appaltati a società private gestite in maniera privatistica e, come diciamo noi, un'eredità di debito cemento e precarietà che il modello Expo si porta dietro e che ritroviamo intatto dal Tava alla Sicilia in tutte le grandi opere che appunto stanno infestando il nostro territorio. Questo Atlante raccoglie per ora un centinaio di conflitti che raccontano la devastazione ambientale da nord a sud. I grandi poli industriali, le estrazioni petrolifere, le centrali a carbone, i siti in cui si sono smaltiti in maniera illegale, criminale, spesso rifiuti, è appunto un Atlante della giustizia ambientale, cioè di tutte le lotte del nostro paese, o almeno questo aspira ad essere in futuro, che raccontano la difesa del territorio e del diritto alla salute.